Ci troviamo in compagnia del cavaliere Orlandi, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, in seguito al drammatico incidente accaduto ai danni di Sabrina Manganaro durante una gara di completo svoltasi in Piemonte, nella quale la giovane neolaureata ha perso purtroppo la vita. La parola dunque al cavaliere. Anzitutto vorrei rivolgere ancora tutte le mie più sentite condoglianze alla famiglia e al fidanzato. Ieri ho visto veramente una famiglia distrutta e incredula di quel che è successo. Cavaliere, quali sono le sue considerazioni in seguito a questo incidente? Le mie considerazioni sono che lo sport dell'equitazione, come tanti altri sport, ha certamente dei suoi lati pericolosi, però devo dire che l'equitazione è uno sport che va molto canalizzato, perché avendo a che fare con un animale che ha una mole, un peso e per fortuna ha molto rispetto dell'uomo, per cui genericamente il cavallo cerca sempre di scansare l'uomo. Ma al di là di questa considerazione trovo che non si può sbagliare, perché gli sbagli a volte possono creare poi un incidente. Nel caso specifico parliamo di una pura e semplice fatalità terribile, perché di incidenti ne vediamo tutti i giorni in tutti i campi, tutti i settori, per cui questo fa parte di uno dei terribili casi fortuiti. Ma al di là di questo, io ci ho tenuto subito ieri sera, ho pensato, ho fatto già telefonate eccetera, per quindi organizzare subito una commissione che si deve occupare della gestione del rischio. Questa definizione è una definizione che la FEI ha voluto, perché il rischio c'è ma va gestito, quindi è opportuno fare una impostazione generale in primis e poi toccare settore per settore. I nostri settori sono tantissimi, ci sono tante specialità diverse, ma ci sono anche tante altre occasioni dove non si è in competizione, ma ci sono dei rischi che vanno gestiti, che parlo in primis centri ippici, parlo della stessa campagna, perché se uno galoppa in campagna e fortuitamente il cavallo mette il piede in una buca di una talpa, può cadere, che può essere una caduta rovinosa, per cui i rischi ce ne sono parecchi. Allora questa commissione, secondo me, può essere capostipite per aprire tutto un grossissimo discorso che si articola con tante sottocommissioni che dovranno canalizzare molte circostanze, che alla fine credo che noi dobbiamo trovare una forma di regolamentazione che possa prevenire il più possibile e gestire il più possibile i rischi che possono succedere. Ma arrivo al punto di parlare che addirittura che una sella, se ha la cinghia che tiene il sottopancia, che logora, che si rompe, che il cavaliere cade, che è un rischio. Cioè noi abbiamo un'infinità di sfaccettature diverse, quindi sarà un grossissimo lavoro che andiamo a intraprendere, che non c'era mai stato e che in federazione oggi voglio che questa cosa sia il più possibile approfondita. Bene, quindi la Federazione Italiana Sport Equestri risponde con questa commissione che sarà operativa da subito? Da subito. Benissimo. Allora, cavaliere, noi la ringraziamo, vorremmo chiederle quali sono i suoi prossimi impegni allontanandoci da... Io tra mezz'ora incontro dei tecnici del salto ostacoli, dove ci sarà molto da parlare, sia dei tecnici, dei giovani, dei senior, dei signores e dei giovani cavalli. E toccheremo anche l'argomento che sta a me molto a cuore, che fa parte del mio programma, di stabilire una
gruppo di lavoro di tecnici per la definizione del sistema unico italiano per il salto ostacoli. Poi lo affronteremo per tutte le altre specialità. Poi incontro con i comitati regionali per cominciare ad avere uno scambio di opinioni, di idee e di spiegare ai comitati regionali quale tipo di collaborazione che ho bisogno per poter realizzare tutti insieme il programma. Noi abbiamo una strada molto chiara e delineata del programma e quindi dobbiamo trovare il modo per poter far nascere questo programma a livello non più teorico ma concreto. L'altra notizia che mi piace dare è che abbiamo definito il segretario della federazione. Io mi sono già incontrato con lui, persona squisita, molto disponibile ed esperta, e in settimana cominceremo la collaborazione. Questa è un'ottima notizia. Come si chiama questo segretario? Avvocato Camigli. Benissimo, allora noi la ringraziamo, cavaliere, buon lavoro. Grazie, l'opinione è questa, buon lavoro a voi.